Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Christian Totti e la sua festa dei 18 anni. Location lussuosa, menù, outfit, foto di famiglia. Senza suo padre Francesco Totti. Tutto sul party esclusivo. Sembra ieri quando in un Roma-Chievo. 4-0-2005-2006. Il capitano della Roma Francesco Totti esultava con un bambolotto per omaggiare la sua nascita. Oggi, invece, Christian Totti compie 18 anni. Il tempo vola davvero e questo è stato un compleanno che ci ha fatto sentire un po' meno giovani. Il figlio di Francesco e Ilaria ha deciso di vivere questo giorno al meglio, circondato dai suoi cari e in una location davvero esclusiva. Per Christian gli ultimi due anni non sono stati semplicissimi. Considerata la fine del matrimonio dei suoi genitori che ha davvero scombussolato la sua vita. Gli ultimi tempi, però, per Christian sono stati decisamente positivi. Non solo si è fidanzato con una bellissima ragazza che, tra l'altro, somiglia spaventosamente a sua madre quando era giovane, ma anche le cose con il calcio stanno andando abbastanza bene e si sente amato e felice per le persone che ha attorno. Festa di 18 anni di Christian Totti. Una location davvero esclusiva. Ed è proprio con loro che Christian ha festeggiato questo evento così importante della sua vita. Infatti Ilari ha deciso di organizzare una festa davvero da sogno al suo primogenito. A questa cena erano presenti tutti i parenti ma anche i suoi amici. Dopo una cena davvero da sogno, è uscita una torta a quattro piani con sopra diverse foto dei momenti più emozionanti della vita del giovane Christian. Per lui, anche un emozionante video ricordo che è stato proiettato alle sue spalle. Ilari sembrava davvero una ragazzina, avvolta nel suo abito dorato e con un look che ricorda proprio i tempi in cui Christian è venuto al mondo ed Ilari aveva i capelli castani come oggi. La fidanzata di Christian, Melissa, ha optato per un abito viola mentre Chanel ha indossato un top nero e una gonna con le piume. Insomma, la famiglia è davvero adorabile nello scatto che è stato pubblicato sui social e in cui, ovviamente, manca il padre Totti. Francesco, a quanto pare, non era neanche presente alla festa, anche se è apparso nei video ricordi di famiglia. L'ex capitano della Roma, però, ha pubblicato un post su Instagram che ritrae il suo primogenito. Amore mio, ti auguro tutto quello che desideri.